Bene, cari amici, oggi per pillole di feather fishing vi faremo vedere come realizzare facilmente in casa dei pellet. Gli ingredienti saranno molto semplici: un uovo. Noi realizzeremo con lo straberry, quindi una bustina di aroma allo straberry. In alternativa li possiamo utilizzare anche con la pastura con la quale poi affronteremo la sessione di pesca. La cosa fondamentale è che sia una pastura a grana fine, come questa è abbastanza fine, quindi è già pronta per l'utilizzo. In alternativa si può comunque setacciare o comunque macinare la pastura prima appunto di realizzare i nostri pellet. Bene, siamo pronti, iniziamo. Dobbiamo innanzitutto rompere l'uovo, e andare a miscelare l'albume col tuorlo in modo da ottenere un composto omogeneo. Ecco, ora non ci resta che aggiungere una quantità in questo caso straberry. Lo facciamo gradualmente perché tanto le dimensioni dell'uovo possono variare, quindi di conseguenza anche la quantità di composto da aggiungere. Ecco, aggiungiamo lo straberry e andiamo a mescolare l'uovo allo straberry. Grosso modo per un uovo ci vorrà metà circa di questa busta di straberry. Ecco, abbiamo aggiunto quasi la consistenza, vedete? Più o meno l'uovo si è ben amalgamato. Come faremo per la pasta fatta in casa o per gli gnocchi, lasceremo da perdere il nostro mestolo e andremo a impastare il tutto manualmente. Questa è una fase molto importante, perché comunque bisogna impastare bene, perché da questa operazione dipenderà la consistenza dei nostri pellet. Se ci rendiamo conto che il composto è molto morbido ancora, possiamo aggiungere un po' di straberry nel contenitore e andare ad aggiungere appunto altra polvere di straberry. Ecco la consistenza giusta. Vedete, l'impasto è abbastanza omogeneo. Ora passiamo alla fase successiva. Un po' come faremo con i gnocchi, prenderemo una parte del composto, lo andiamo a ottenere una specie di salsicciotto. Adesso andiamo a tagliare i nostri pellet della dimensione che vogliamo. Quindi per pellet da 10 mm più o meno taglieremo una porzione così, il doppio per ottenere un pellet maggiore. Come ottenere i nostri pellet? Semplicemente utilizzando indice e pollice, le due mani, andiamo a fare questa operazione. Queste due dita vanno a comprimere, quest'altra a ruotare il pellet tra le mani, tra le dita. Ecco, un'operazione molto semplice, e in pochi secondi abbiamo ottenuto il nostro pellet. Vedete? Tra l'altro, volendo, gli possiamo anche dare una forma a cubo, basterà sempre con le due dita comprimere e schiacciare. Ecco, questo è grosso modo un pellet da 10 mm. Se vogliamo ottenere un pellet da 15 o 20 mm, dobbiamo prendere una porzione di impasto maggiore e andiamo a ripetere l'operazione. Ecco. Con le due dita andiamo a comprimere, in questo modo, ruotando tra le altre due. Bene, i nostri pellet sono quasi pronti, non ci resta che cuocere in microonde. A una potenza di circa 700-800 watt, inseriremo per 30 secondi quelli piccoli, quelli di dimensione intorno ai 10 mm, per un minuto quelli un po' di dimensione maggiore, quindi da 15 a 20 mm. La cosa fondamentale è che una volta tirati fuori dal microonde bisogna aspettare, perché la consistenza la potremo verificare solo quando i pellet saranno raffreddati.
l'abbiamo fatti raffreddare e adesso possiamo effettivamente vedere, sono asciutti, possiamo apprezzare la reale consistenza. Questo è un pellet che potremo tranquillamente montare ai rig sulla nostra montatura per il method, oppure per i runner rig pescando con terminale lungo. L'abbiamo preparati per pillole di feather fishing, ma ci serviranno domani per una sessione a tinche e a carpe, sperando di poter ottenere buoni risultati. Non mancheremo di notiziarvi dell'andamento della pescata e delle catture. Noi vi salutiamo, al prossimo appuntamento di pillole di feather fishing.